Karina Cascella contro Belen, quello che conta è la dignità e il rispetto. Karina Cascella non le manda a dire, lo scontro con Belen Rodriguez sui social. Non solo per Belen Rodriguez e Karina Cascella, Instagram e in generale i social network più famosi sono ormai diventati i principali mezzi di comunicazione usati dai VIP italiani e internazionali. Lo scambio di opinioni, le critiche e le discussioni più accese spesso si esauriscono tra il caricamento di un video e l'altro e, questa volta, a tenere incollati gli utenti allo schermo dei propri smartphone è stata Karina Cascella che, sentendosi attaccata da Belen, non le ha mandate di certo a dire. A scatenare la rabbia della napoletana opinionista di Barbara D'Urso pare sia stato l'ultimo messaggio postato sul profilo Instagram di Belen, dove l'argentina, senza fare nomi, ha palesato apertamente il suo disappunto contro tutte quelle persone che, in queste settimane, hanno attaccato Cecilia e Ignazio per il video che li ha visti protagonisti dentro l'armadio della casa. Secondo Belen tutto questo odio e tutta questa indignazione nei confronti della sorella sarebbe ingiustificato perché chi va in televisione a massacrare i due ragazzi lo fa solo per prendere gli applausi del pubblico e quindi, proprio per questo motivo, dovrebbe vergognarsi. La risposta di Karina, io sono seduta sulla sedia della dignità e del rispetto. La risposta di Karina Cascella in seguito al post pubblicato da Belen non è di certo tardata ad arrivare. Già invitata dai suoi followers a dire la sua su Cecilia e Ignazio, l'opinionista napoletana non si è di certo tirata indietro una volta lette le accuse fatte dalla Rodriguez. Alle insinuazioni fatte dall'argentina infatti, che ha definito galline tutte quelle persone che in televisione urlano per prendere due applausi da un pubblico invitato ad applaudire, Karina risponde, non ho mai offeso nessuno in questa situazione, mi sono limitata a descrivere voci e immagini di per sé chiarissime. Karina sa che il suo ruolo in televisione a volte è un ruolo scomodo ma sa che, nel bene e nel male, lei è sempre stata libera di dire quello che pensa quando invitata a parlare di qualcosa. Quello che poi la Cascella non ha digerito è stata l'allusione di Belen ai ruoli e alle posizioni raggiunte da entrambe durante la loro carriera televisiva, ognuno sta dove deve stare ha scritto l'argentino ognuno si siede sulla sedia dove si deve sedere. Karina su quest'ultimo punto in particolare è stata intransigente, Belen potrà anche sentirsi superiore a lei e persino più forte ma affermare ciò, secondo la Cascella, è già una risposta che fa capire molto, io sono seduta sulla sedia della dignità, del rispetto di me stessa e di ciò che mi ha insegnato mia madre aggiungendo che questi sono per lei i principi veri di questa vita. La chiusura con Monte e la mancanza di rispetto per la fine di una relazione. Non ci sono dubbi per Karina Cascella, la fine di una relazione merita rispetto e pazienza. Non è facile chiudere un rapporto ma, se questo ha una storia lunga alle spalle, allora bisogna aspettare e rispettare la persona con cui si è stati e la sua famiglia. Quando questo non succede a casa ma di fronte a milioni di persone la storia da privata diventa di dominio pubblico e perciò, proprio per questo, oggetto di critiche e discussioni. Affrontare la fine della storia con Francesco Monte e decidere di iniziare una nuova relazione con Ignazio Moser in televisione ha esposto Cecilia sia all'interno che fuori della casa e questo, secondo Karina Cascella, fa parte del gioco che la sorella di Belen stessa ha scelto di fare.